Ciao a tutti ragazzi, qui è Xingostella che parla di Simon qui con un nuovo video su Pokémon XY Lotte Wapai. Allora, siamo di nuovo contro Jesus e il suo odiatissimo Mega Pinsir. È inutile, non importa cosa, ma non mi piacerà mai. Dopo ciò che mi ha fatto Mega Pinsir, non riuscirò più a vederlo bene. Comunque lui comincia con Moby Duck Shiny con Download e va con Magivelo, perché si aspettava che magari avessi Levito Roccio o robe simile. Purtroppo per lui io ho un bellissimo terremoto in serbo per lui, doppio. Lui utilizza tossina e quindi il mio povero Zuzu è avvelenato. Quindi decide di farlo rientrare per distruggerlo completamente con un bel focal colpo da parte di Salamander. Si aspettava che io l'avessi attaccato, ovviamente, per questo ho utilizzato ripresa. Purtroppo per lui non è successo così. Adesso ritiriamo Moby Duck e ovviamente chi è che manda in campo? Scalabra, appunto il suo Chandelure, e quindi il mio focal colpo è andato a quel paese. Allora utilizzo Fulmine perché non avevo nessun'altra mossa migliore da utilizzare. E lui mi attacca con Palla Ombra, che è Stab, quindi il danno me lo fa e come. Ovviamente non lo mando KO perché il primo colpo non gli ha consumato neanche metà vita. E il suo secondo palombra invece lo fa. Ma almeno adesso è indebolito. Quindi mando in campo Leafy, che è il mio Pokémon più veloce. Energy Palla e addio Scalabra. Sono lui un bellissimo Pokémon. E nel competitivo anche molto usato. Matt 8-Cut. Cioè, c'è una cosa che mi dà fastidio, non capire le gestazioni. Quindi prima o poi, dopo più tardi, andrò a vedere a cosa si riferiva il soprannome di questo Bisharp. Comunque Vanit che io da parte di Sbigattacco più Danza Spada. E quindi entra in campo Palgasauro perché? Beh, semplicemente perché ha un'alta difesa e perché ha fucking terremoto. E quindi addio Bisharp. Stavo dicendo qualcosa prima, giusto? Prima di vedere Bisharp, vero? Non mi ricordo cosa, però. Rifaccio rientrare Coso per... sì, Coso. Aggron perché... 1. Ha fuoco pugno. 2. Ho... come si chiama? Avevo un muscle band, banda scelte, quindi non avevo molte possibilità di scelta. Lui continua ad attaccarmi con un fuoco pugno che era diretto ad Aggron e il suo coso. E allora vado per Igrondata pensando che mi consumasse di più. Lui utilizza di nuovo Greg Artigli e purtroppo me lo manda a KO senza che io potessi attivare la mia abilità Acquaiuto. E quindi entra in campo Gardi, perché tanto ormai la sua vita si è tolta e quindi non ha più coso, multisquame. Quindi entra in campo Hitmajob, che ancora non ho capito quale sarebbe la voce, cioè non ho capito. È un ferro torno normale come tutti gli altri oppure qualcosa di speciale? Da quel che ho visto non mi sembra. Comunque ovviamente vado per Gran Voce, che consuma molto, e ha Carter Rosso. E quindi entra in campo Palgasauro. Utilizzo Terremoto, così tanto for the lulz, che consuma piuttosto tanto. E attacca con Roccio Tomba per diminuire la velocità, mi sembra. Sì, perché se mi sbaglio Ferro Tomba può imparare molte altre mosse molto più utili di Roccio Tomba, ma ha deciso di utilizzare Roccio Tomba perché può diminuire anche la velocità. Ma a me basterebbe cambiare Palgasauro e ciao. Non so se questo brutto colpo contava. Ed eccolo, odioso e anche shiny.
Io non ho cambiato per il semplice fatto che pensavo che l'avesse tenuto normale per... Che l'avessi tenuto normale appunto per... No, non so perché, perché pensavo che magari riuscisse a rimanere in vita. Comunque, sì, avete capito. Pinsir mi fona, però mi escluso di nuovo la squadra. Per colpa del suo... E che poi c'è una cosa che non capisco. Ma anche Gardevoir è stata la Gardevoirite è stata bannata. E penso magari perché ha gran voce e ha... E appunto pelle folletto. Ma... Mega Pinsir... anche lui Mega Pinsir ha pelle aria, mi sembra. Non mi ricordo com'è, ma comunque... È la stessa cosa di pelle folletto, soltanto che al posto di trasformare le mosse da normale a tipo folletto le trasforma in tipo volante. E io dico, cioè, secondo me magari non l'hanno mandato soltanto perché di mosse tipo normali Pinsir può imparare soltanto me. Se me Giga Impatto, Iper Raggio. No, mi sa che non può imparare Giga Impatto forse. Vabbè. Giga Impatto, Iper Raggio, ritorno e attacco rapido. Che comunque se gli aggiungi il 30% di danno più più lo stab, non è qualcosa su cui si deve scherzare. Come appunto Gardevoir, se una mossa come Gran Voce, che mi sembra che abbia 90 di potenza, più il 30% di danno più lo stab. È una cosa su cui non si va, su cui deve scherzare. Ma probabilmente non l'hanno bannata per il semplice fatto per cui non hanno ancora bannato Mega Charizard X, ossia che ha la debolezza per quattro le mosse tipo roccia. È l'unica cosa per cui si salva. E questo mi dà fastidio perché sono Pokémon pericolosi e potrebbero tranquillamente farti fuori tutto il team. Che penso più o meno quasi tutte le mega evoluzioni possono farti fuori quasi tutto il team se non stai attento. Tranne qualche rara eccezione tipo Mega Banette, che è più un supporter. E non mi sembra che ci siano altri. No, Mega Banette è l'unico che mi sa. Non chiedetemi perché ho appena preso in mano le chiavi di casa mia. Che sto guardando in un punto, anzi ve lo dico precisamente, sto guardando in basso a sinistra e lì c'erano le mie chiavi e allora non so perché mi è venuta voglia di afferrarle. Perché non ho ancora chiuso questo video io? Voi non avete sentito niente, noi ci vediamo domani con la nuova La Tua Wi-Fi, ciao a tutti.